Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Giovedì 16 ottobre si è svolto presso i locali della circoscrizione numero 5 di via Machiavelli a Livorno l'incontro di presentazione del calendario degli eventi della stagione 2014-2015 del GAL, Gruppo Archeologico Livornese. Abbiamo ascoltato la direttrice didattica, la professoressa Cristiana Barandoni. Quali sono i programmi allora di quest'anno? Dunque, i programmi di quest'anno sono una serie di corsi, di conferenze. Abbiamo un progetto molto importante che si chiama I Dialoghi di Archeologia, dove sarà una serie di conferenze che in realtà è una miscellanea di archeologi che vengono da diversi musei, sono direttori di musei, di siti archeologici e verranno a parlarci nello specifico ciascuno del loro museo e del loro sito, per poi dopo noi come gruppo archeologico poter usufruire di visite speciali. Ma dalla Toscana o da tutta Italia? No, vengono da tutta Italia, quindi avremo la maggior parte logicamente sono della Toscana, perché noi essendo in Toscana, io come responsabile anche del gruppo Apo Versiliese, saranno della Toscana, però abbiamo anche alcuni direttori liguri, qualcuno viene dal Piemonte, qualcuno verrà dalla Campania. Poi? Abbiamo in cantiere una serie di conferenze, di seminari sul territorio, perché il progetto si chiama Conosciamo il territorio. Avremo diversi corsi di lingua, due corsi di archeologia, un corso sulla comunicazione e due di letteratura italiana. E tutti si terranno qui? No, le sedi sono diversificate, facciamo dei corsi di informatica, dei corsi di inglese. Sì. Presidente del GAL, si tratta di Gina Loiacono. Purtroppo noi non abbiamo una sede unica, quindi dobbiamo avvalersi delle sedi comunali, quindi facciamo l'inglese nella circoscrizione 3, presso la circoscrizione 3 via Corsica. Teatro invece lo facciamo nei locali della Unione Italiana Cechi in via del Mare al numero 90 e gli altri corsi mano a mano che verranno attivati li faceremo ancora nella circoscrizione 3. E le conferenze? E le conferenze cercheremo, se naturalmente ci sarà un gran pubblico qui alla circoscrizione 5 o 2, dipende dalla disponibilità dei locali. C'è qualcosa nei vostri progetti che voi volevate fare che non siete riusciti? Non avendo una sede fissa siamo molto limitati, però ci sono buone prospettive per il prossimo anno. Siamo un'associazione riconosciuta nazionale, quindi è una sede provinciale di un'associazione nazionale, e poi abbiamo il riconoscimento della provincia, quindi siamo nella lista delle associazioni culturali accreditate alla provincia e sia che quelle del comune, quindi siamo nella lista delle associazioni e culturali di volontariato, per cui il prossimo anno vedremo di avere una sede propria, ecco. Senta, c'è stata recentemente una specie di tentativo, sì, di unione di tutte le associazioni. Voi prendete parte? Certo, noi siamo parte integrante delle associazioni della cultura, per cui ora tutte le attività cercheremo di farle in collaborazione per quanto è possibile, e quindi, come le ripeto, noi siamo in sintonia con l'Unione Italiana Cechi, poi la FIDAPA e poi Lions Porto di Livorno, quindi benvenute tutte le altre associazioni che desiderano anche collaborare con noi, perché la nostra associazione ha tutto l'arco culturale. Stiamo cercando di fare una selezione con i ragazzi più promettenti del panorama, logicamente degli studenti di archeologia, e i ragazzi che risulteranno particolarmente meritevoli avranno la possibilità di pubblicare sulla rivista, che è una rivista molto interessante online, quindi insomma contenuti a delle collaborazioni. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.